Economia domestica. La società femminile è più evoluta di quella maschile di VB. Tra queste due missioni era sorta da alcuni anni la scuola di economia domestica fondata da Antonia Locatelli, destinata alla formazione ed educazione delle ragazze del luogo. Qui le ragazze, una volta terminata la scuola dell'obbligo e con la prospettiva di un avvenire molto incerto, imparavano taglio, cucito, cucina e tante altre attività che potevano aprire loro la strada per un futuro migliore. Poi nel villaggio c'erano un dispensario, cioè un ambulatorio medico con annesso un piccolo centro di ricovero per le persone che giungevano alla visita in condizioni più gravi. In pratica una stanza dove i malati giacevano a terra su delle coperte e una piccola maternità, entrambi gestiti dalle suore svizzere. Il resto del villaggio, esclusa una sorta di municipio e poche altre costruzioni in muratura, era costituito da capanne costruite in terra e foglie di piante con la classica struttura interna a chiocciola, che costituivano le normali abitazioni della popolazione. Solo in seguito scoprì che possedere una capanna era segno di benessere sociale, giacché non tutti la possedevano. Antonia Locatelli era una donna di un'età indefinibile, direi circa 45 anni, con un fisico forte ed asciutto, quasi mascolino, per lo sviluppo muscolare che aveva e che le derivava dai duri lavori manuali che svolgeva senza mai risparmiarsi. Commenti. In una missione conta l'intenzione di dare aiuto senza il vanto dell'io. La vera scuola è la vita, che è scuola d'iniziazione. Chi aiuta quelle popolazioni a costruirsi un futuro migliore contribuisce alla loro evoluzione e nello stesso tempo promuove in se stesso uno scatto evolutivo. Il luogo dove si nasce non è a caso, come nulla è a caso. Ecco un esempio del morire a se stessi.